omogeneo. Ancora oggi, quando un tedesco dice Buonasera, popolo di Radio Eco, siamo qua oggi in una nuova puntata di A Tu per Tu. Con il Tutu. Esatto. Oggi puntata speciale perché non va in onda di domenica, ma di venerdì alle 6. Esatto, cioè, Fabrizio che è un po' provato. No. Vedo... Ancora, io mi sono appena svegliato da un pisolino pomeridiano, quindi sono un po' fuso, ma... Esatto. Ci sveglieremo pian piano strada facendo. Grazie allo sponsor di questa puntata, ovvero... Esatto. Allora, spieghiamo innanzitutto perché questa puntata speciale. Oggi come ospite abbiamo un membro della band Una Vantaluna. Che... Esatto. Ciao a tutti, innanzitutto grazie a Federico e Tommaso per questo gentilissimo invito. Mi scuso per non essermi presentato in tutù, perché vi risparmio diciamo particolari improbabili. No, ma pure anche noi non abbiamo mai fatto una puntata in tutù, per adesso, che ci stiamo pensando. Però vi prometto che il prossimo anno tornerò come si conviene, va bene, ci contiamo. Divisa da ordinanze. Perfetto, perfetto. E niente, io allora inizierei chiedendo innanzitutto come nasce appunto la band Una Vantaluna, che cosa rappresenta per te, ecco, questo gruppo. Sì, perché lì c'è anche un aneddoto, una cosa particolare, che è una band appunto che siciliana, che fanno canzoni principalmente in siciliano, ma si sono conosciuti a Roma. Sì, infatti questa dimensione... diciamo identitaria, lontano dal luogo dell'identità, no? Quindi un'identità vissuta lontano inevitabilmente porta a una dimensione che si può letteraria, no? della propria identità, perché non la vivi direttamente sul territorio in mezzo alla gente che quotidianamente vive l'isola, no? Questa grande isola che è la Sicilia, quindi essere siciliani fuori dall'isola per noi ha rappresentato poi alla fine costruire un linguaggio, un logos artistico che ha molto di letterario, che è fatto quindi di ricordi, di tracce mnestiche, ma anche di, diciamo così, superfetazioni che magari hanno poco a che vedere con ciò che è realmente essere siciliani oggi. Va bene, ma hanno a che vedere invece con tutto un aspetto florido, immaginifico relativo all'isola. Secondo me questa è un grosso tu per la nostra band, perché chi ascolta i nostri brani, chi ascolta la nostra musica, ha una percezione di un vissuto indefinito. E anche a storico per certi versi, e molti ci riconoscono più siciliani rispetto a quanto invece in realtà non lo siamo, cioè noi siamo tutti siciliani, ma insomma lo siamo in maniera tipica, appunto lontano dai nostri paesi di origine, dalle nostre città. E come nasce questo gruppo? Nasce ad opera mia e di Pietro Cernuto, che è il fiatista del gruppo. Dire fiatista è un po' particolare, perché in effetti noi usiamo strumenti tradizionali, sebbene ovviamente li suoniamo in senso contemporaneo, e quindi diciamo il sound è ovviamente nutrito anche da una forte dose di elettricità e di elettronica, però ci basiamo molto sul sound tradizionale, quindi sugli strumenti della tradizione. Quindi quando dico fiatista dico essenzialmente suonatore di Sciaramè Giapparu, che è la zampogna messinese per eccellenza, che tra l'altro, se vuoi anche caro Federico, ha in comune con la Sbenas e le Launeddas sarde, ha in comune il fatto di essere, questo lo dico veramente per i cultori. No, apprezziamo tantissimo in realtà, Ha in comune con le Launeddas di essere incannata con ance semplici, cioè con ance che sono fatte con delle piccole cannucce che vengono tagliate sagittalmente. Tu riesci a farle vedere un tanto?
Ah, intanto salutiamo Soporifero che ci fa sempre compagnia. Grande quindi... Soporifero. Ciao Soporifero. È un nostro ascoltatore. Sì, esattamente. Ciao Sopo. Poi, merito a questo, c'era anche una domanda che volevamo farti proprio sulle... Ah, vuoi farla tu? No, vabbè, intendevo dire, per la condivisione schermo te lo lascio a te perché solitamente sei tu quello che è skillato in questo. Vabbè, allora... Ok, stavi proprio... dicendo però la domanda su? Sulla... perché abbiamo visto che tu hai fatto proprio in collaborazione delle canzoni con... degli artisti sardi che hanno partecipato anche al World Music Festival a Cagliari nel 2016 forse. No, allora ti racconto un po' il nostro rapporto con la Sardegna perché... E anche il paragone tra la cultura musicale delle due isole, cioè cosa c'è in comune, cosa c'è di diverso. Adesso hai parlato delle launeddas che hanno in comune alla Zampogna messinese, hanno in comune l'incarnatura, sì. Esatto. E quindi questo suono particolarmente si vede che sei un musicista, quindi oggi è a casa Fabrizio. Oggi sì. Anche perché ho ascoltato le canzoni, veramente complimenti tutte. Mi è piaciuto soprattutto il fatto che prendete, infatti il vostro genere si chiama proprio World Music, sì. Prendete la musica di adesso, cioè diciamo che prendiamo spunto dalla musica arcaica e per costruire della musica contemporanea. Esatto, questa cosa a me piace un sacco. Allora, ti dico brevemente, Federico. Sì. Allora, innanzitutto finisco di risponderti alla prima domanda, rispondere anche a Tommaso alla prima domanda che mi ha posto, e cioè il gruppo quindi nasce una ventina d'anni fa, ad opera mia e di Pietro Cernuto, poi si sono aggiunti nel tempo Luca Centamore, che a differenza di me e di Pietro, che siamo del messinese, viene da Catania, e poi Carmelo Cacciola, anche lui messinese, e poi nel tempo il gruppo ha aggiunto nuovi elementi con collaborazione stabile o saltuaria, per cui diciamo la line-up di base, questi quattro fondatori, che sono anche i soci fondatori dell'Associazione Culturale Una Vantaluna, e sono rimasti immutati nel tempo, ma abbiamo avuto rapporti di collaborazione con tantissimi musicisti. Domani sera ci esibiamo per esempio con un percussionista italo-peruviano che è Gabriele Gagliarini, che è uno dei massimi esponenti del flamenco in Italia, e penso che, anzi sono sicuro che la sua presenza sul palco insieme a noi, per come l'abbiamo testata anche recentemente proprio la settimana scorsa all'Auditorium Parco della Musica di Roma, dà al nostro suono qualcosa veramente di più che una semplice sommatoria, per intenderci. E fra le tante collaborazioni, ecco, veniamo alla tua domanda di interesse isolano, diciamo, numerose sono state le collaborazioni con gli artisti sardi. Innanzitutto devo dire, il primo impatto con la Sardegna è stato svariati anni fa, perché abbiamo partecipato a un festival che veniva fatto vicino Cagliari, sulle spiagge di Assemini, e in quel caso abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con numerosi artisti sardi, eccetera, ma poi diciamo che il momento più alto è stata la nostra partecipazione nel 2013 a un premio piuttosto importante, che è il premio Andrea Parodi. Nel 2013 abbiamo partecipato con un brano che si chiama Isoli, lo trovate su YouTube, molto, Isoli appunto Isole, e con quel brano abbiamo vinto il premio Andrea Parodi, che è il premio di world music più importante che esista in Italia, con una giuria molto qualificata, eccetera. Quindi insomma siamo veramente debitori da questo punto di vista alla Sardegna, no? Quell'esperienza, perché è un'esperienza che, insomma, un momento che ci ha anche lanciati, diciamo, sul panorama nazionale. E da quell'esperienza nasce anche la collaborazione con numerosi artisti sardi, e da Elena Ledda, Mauro Palmas, Orlando Macia, Bruno Camedda, cioè insomma numerosissimi artisti con cui abbiamo avuto modo di confrontarci negli anni. Ultimamente per esempio abbiamo stretto dei rapporti con Cordas e Canas, che invece sono gli esponenti del nord dell'isola. Quindi anche con un dialetto più affine al nostro, va bene? Perché la lingua del corso Suttanaccio, cioè del gallurese, è più simile al siciliano, se non, che non la lingua sarda.
Non so perché c'è questa somiglianza. Sì, sì, notevole. Non sei mai andato in Sicilia, forse, Fabri. Probabilmente per quello, infatti. questo è un aspetto che da colmare, caro Federico, perché comunque ne parlavamo anche prima, cioè è raro trovare, o comunque è più raro che per altri connazionali, trovare dei sardi che vanno in Sicilia e dei siciliani che vanno in Sardegna, se non per brevissimi periodi, va bene? Perché forse ciascuno ovviamente si fa bastare la propria isola per certi versi, no? Però sono isole che hanno, ripeto, delle grandissime affinità, ma anche delle grandi differenze da cogliere, differenze nel senso ovviamente positivo e fertile. Io intendo la grande differenza in questi termini, ovviamente. E cos'altro volete farmi questa domanda? Oppure vado perché... Diciamo che è interessante l'aspetto, ecco, della località che portate per quanto riguarda la musica, e mi veniva da questo punto di vista da fare una domanda, cioè come siete riusciti a ritagliarvi un vostro spazio, soprattutto in un mondo che invece spinge soprattutto verso la massa e il grande pubblico, verso l'uniformità, ecco, dei generi musicali all'insegna di ciò che piace ai più, piuttosto che invece a portare qualcosa che sia anche affine quindi alla tradizione? Innanzitutto, Tommaso, cioè, sfatiamo, cioè, cerchiamo di farci capire, ritagliarsi un proprio spazio nell'ambito della world music vuol dire che invece che quattro persone ti ascoltano in otto, cioè oggi la musica passa, la musica commerciale intendo dire, passa attraverso canali totalmente diversi da quelli che potevano essere già soltanto 20 anni fa. Ok. Va bene. E, il periodo in cui, Maria, per tornare alla Sardegna, Maria Carta o Rosa Balistreri o Tello Profazio o tanti altri passavano alla RAI e facevano ascolto, no? Perché, pur portando una cultura che è una cultura antagonista, perché ricordiamo la cultura tradizionale per tanti anni è stata una cultura antagonista rispetto a ciò che avveniva a livello nazionale, anche a livello politico, no? Certo. Però quegli anni sono molto lontani, cioè oggi la musica, soprattutto commerciale, passa attraverso canali totalmente diversi. Oggi domina Spotify, come sappiamo, per cui magari nel baleno di qualche giorno ci sono artisti che giungono a notorietà nazionale permettendosi magari di riempire gli stadi, ospitando, che vi posso dire, Ligabue piuttosto che Vasco Rossi nei propri concerti. Certo. No? E magari alle generazioni come la mia, che sono poco avvezze all'uso di Spotify, sono del tutto sconosciuti, va bene? Non voglio fare un discorso relativo ovviamente alla qualità musicale, no, questo è tutt'altro discorso. Il, diciamo così, un gruppo come il nostro, comunque chi in generale fa world music in Italia, e non soltanto in Italia, ovviamente non lo fa per scopi squisitamente commerciali. Questo è evidente, no? Altrimenti faremo pop o faremo qualcos'altro. No, lo facciamo fondamentalmente perché ci interessa l'investimento in una cultura, nel nostro caso nella cultura identitaria siciliana, cercando di portarla su invece su un livello mainstream, cioè cercando tentativi che possono fallire o meno, di fare in modo che quello che noi facciamo culturalmente possa essere ascoltato da più gente possibile. Ecco, questo è... No, veramente. Poi abbiamo visto anche da Wikipedia... Scusa se ti interrompo. Ovviamente, musicale, dal punto di vista linguistico, da tanti punti di vista, vabbè. No, assolutamente. Fare musica siciliana per noi vuol dire anche fare musica in siciliano, quindi si porta avanti anche un discorso relativo alla lingua. Quindi c'è anche un aspetto di divulgazione, ecco, da questo punto di vista qua. Cioè. Diciamo che non abbiamo questa presunzione. Ok, però no, certo. C'è un aspetto di raccontare, ecco, qualcosa. Direi che più è una spinta più volitiva, ecco, diciamo così. Ecco, noi abbiamo questa necessità, no? Sì, di affermare la nostra identità, che è ovviamente un'identità aperta, altrimenti continueremo a fare musica tradizionale in ambiti molto ristretti,
preferiamo invece appunto abbracciare la musica contemporanea a partire dalla nostra identità, perché pensiamo che qualsiasi identità è tanto più forte quanto più riesce ad aprirsi al mondo. Ecco, questo. No, certo. No, ma è una cosa veramente molto bella. C'era, volendo farlo sborone a livello di citazioni, c'era Pasolini, no, che parlava della scomparsa delle lucciole per quanto riguarda queste tradizioni che comunque, come avevi detto anche te, si fanno antagoniste invece per quanto riguarda l'egemonia che vuole invece appiattire, ecco, tutta la cultura, quello che sta un po' succedendo adesso con uniformità rispetto, ecco, a quello di cui si vuole. E certo, da questo punto di vista tutta la storia dell'etnomusicologia italiana è testimone, quindi ovviamente la letteratura etnomusicologica italiana è testimone di questi passaggi, però ho paura poi magari se il discorso si fa troppo peso, poi soporifero, poi magari si addormenta. No. Mentre invece il nostro obiettivo questa sera è che il soporifero domani venga a sentire il nostro concerto. Chiaramente, e magari accenni anche a qualche passo di danza. Ecco, capito, Sopo? Quindi mi raccomando, tieni duro. Infatti non lo vedo abbastanza vivo nei commenti, almeno lui che di solito è abbastanza pimpante, come lo è stato nella scorsa puntata, quindi infatti, dai, soporifero. Non abbiamo detto che domani ci sarà il concerto al Teatro Nuovo a Pisa. Esatto, questa è la puntata speciale domani sera alle 9. Esatto, domani sera alle 9. Io vi consiglio di andarci se potete, quindi fate un salto. E poi, vabbè, io purtroppo sono affascinato da queste tematiche. Prima si è accennato anche a Spotify, ad esempio. Mi ricordo la domanda che tu feci a Michele Luppi quando lo intervistammo quest'estate. Quanto riguarda il fatto che la tecnologia ha dato la possibilità a tutti di fare musica. Però allo stesso tempo, cioè, se vuoi tipo ripeterla... Non me la ricordo. Ah, a posto. No, sì, che c'era la questione appunto del fatto che in ogni caso il fare musica oggi è più facile, però non si... diciamo che è un qualcosa che ha molte sfaccettature, perché da una parte è più facile avere accesso a questa tipologia di arte, dall'altra però comunque la qualità in generale si è un po' appiattita. Allora sì, ti rispondo per quello che è il mio punto di vista. Poi il programma è a tu per tu col tutù, quindi non siamo per quindi neanche me lo sono portato. Comunque, io penso questo, che oggi tecnicamente e quindi tecnologicamente sia più facile ottenere dei prodotti di qualità. Ok. Quindi non è che la qualità si sia abbassata. Ok. Perché al contrario. Nel senso che chiunque oggi, anche a casa, può riuscire a fare delle registrazioni di altissimo livello. E questa già è una cosa che è differente rispetto all'opinione che ebbe invece all'epoca Michele Luppi, che questo invece cantava. No, che questo tastierista appunto dei Whitesnake che avevamo intervistato, che invece aveva detto che secondo lui, ad esempio, la musica ascoltata dai vinili ha una qualità di suono migliore, che all'epoca c'erano tipologie di strumento, ecco, più, come posso dire, che si è appiattita, ecco, in generale anche la qualità. No, la tecnologia al contrario oggi ci ha avvicinato a un livello qualitativo molto più alto. Certo. Questo cioè è indiscutibile. Sì. Ciò che il problema qual è? Sì, no, come sì, per sì. tutta la tecnologia, no? Chi detiene le chiavi di accesso? No, nel senso che io posso fare un disco bellissimo a casa e poi me lo ascolto io, la mia mamma, i miei figli, va bene, e finisce lì. Al limite posso invitare il vicino di casa, che se non ha un'impellenza su Netflix viene a sentire il disco a casa. Sì, va bene? Sì. Ma se invece io voglio che questo prodotto possa essere divulgato, bisogna che ci sia un sistema di distribuzione del prodotto che sia altrettanto democratico. Cioè, la tecnologia si democratizza, ma non altrettanto invece il sistema di distribuzione, che resta ben saldo. Una volta, per esempio, aveva una grande influenza le radio, no? Poi tra l'altro con l'esplosione nel 1977 delle radio libere, no? C'è stato ancora un boom ulteriore da questo punto di vista. Oggi è tutto diverso. Bene, oggi c'è qualcuno che pianifica chi debba, innanzitutto quale fetta di pubblico è, in che misura debba scaricare qualcosa, cioè quale prodotto da Spotify, punto. Ok, quindi okay. Questo non va di pari passo con la democratizzazione della tecnologia, al contrario, okay.
va bene, esattamente l'opposto. E altro magari anche il fatto che tutti quanti possono far musica ha creato una competizione tale che riuscire ad emergere con cose diverse da quelle che vanno in radio è veramente difficile, perché escono continuamente canzoni abbastanza simili, però sono tutte fatte benissimo, perché ad esempio io apro SoundCloud, trovo veramente nessuna canzone brutta, sono veramente tutti bravi per me a far musica, e basta che ti ci impegni e ce la fai. Anche scoraggiante quindi per qualcuno che vuole cercare di fare, cioè di emergere in ambito musicale, questa cosa forse. E questo devi avere qualcosa da dire, certo. Devi avere qualcosa da dire, ma non è detto che se tu abbia qualcosa da dire riesci a raggiungere tutte le persone che vorresti raggiungere. No, questo è un fatto evidentemente di mercato industriale. Chiaro. E quindi è determinato da chi detiene le chiavi di accesso a questo mercato. Ti ho interrotto, stavi? No, vai. Era, cioè, alla fine hai interrotto, ma hai finito tu praticamente. Ah, cioè, hai previsto il finale. No, Quindi, ecco, se posso chiusare da questo punto di vista, certo, su questo argomento. Quindi, ben venga l'iniziativa della musica live, quindi dei circuiti di teatri come il Teatro Nuovo di Pisa, che crea delle occasioni in cui magari un genere musicale, ma anche questo discorso dei generi lascia un po' il tempo. Comunque, diciamo, in cui della musica che oggettivamente non è facile da sentire abitualmente, per tanti aspetti, sonorità, scale, modalità, eccetera, ha la possibilità di esprimersi, ha la possibilità di arrivare a delle orecchie che spesso sono orecchie vergini. È chiaro che se io faccio la mia musica nel mio paese, no? c'è qualcuno che ha sempre ascoltato, perché ce l'ha come patrimonio culturale, identitario, quindi quasi genetico, anche, no? Ha sempre ascoltato quella roba lì, e anche se la mia è una trasfigurazione in chiave contemporanea di quella musica, la riconosce immediatamente. Altrove non è semplice, e quindi dobbiamo in qualche modo far breccia grazie all'iniziativa della musica live. Questa è la cosa più. No, certo. E, diciamo, però, appunto, si è parlato di come è fare musica al giorno d'oggi. Un'altra domanda, appunto, che volevamo fare, anche perché comunque, diciamo, il format di base del programma sarebbe quello di cercare di affiancare qualcuno che è rodato, che conosce un determinato sistema, con qualcuno che ci vuole entrare all'interno dello stesso. E qui, ad esempio, oggi abbiamo te, in teoria, perché vabbè, Fabrizio è un musicista e vorresti, ecco, trarne una professione da questa cosa qua. Beh, se l'obiettivo naturalmente è quello, però come si fa? La domanda in realtà è proprio questa, banalmente. Come si diventa musicisti e come si riesce a trasformare questa cosa in una professione, soprattutto in un mondo in cui, come si stava dicendo prima, sta aumentando la competizione e sembra quasi anche che sia stato detto tutto. Poi chiaramente può essere un'illusione questa cosa qua, una percezione, anche perché le voci nel coro sono aumentate. Però appunto, come si diventa musicisti e soprattutto com'è fare musica al giorno d'oggi? Si diventa musicisti come è sempre stato, cioè studiando. Certo. Studiando, appassionandosi, mettendo a disposizione del proprio studio, della propria fatica, del proprio allenamento, la propria creatività. Questo è essere musicisti. In generale, l'artista è così, no? Certo. No, e Chirico diceva che l'artista è un artigiano, fondamentalmente. Perché voleva sottolineare l'aspetto proprio di training quotidiano dell'essere artista, che non è un fatto semplicemente di dote genetica, che può essere passeggera, se vuoi, ma che va affinata quotidianamente nel lavoro continuo e finalizzato. Così si diventa musicisti, no? Poi, il fatto che essere musicisti lo si faccia professionalmente, è un fatto che oggi in Italia, soprattutto nel mio ambito, che è l'ambito della world music, è determinato da fattori che sono imponderabili. Okay. Va bene. E in altri paesi è un po' diverso, perché faccio alcuni esempi. Sì, assolutamente. Faccio l'esempio dell'Irlanda, faccio l'esempio della Spagna, faccio l'esempio della Grecia, faccio l'esempio della Tunisia, no? Cioè, o dell'Egitto.
cioè luoghi dove la musica tradizionale, ha dal punto di vista politico, quindi di investimento, la stessa dignità della classica, del jazz o della musica leggera. Okay. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che gli investimenti statali, no, sulla musica di tradizione sono della stessa natura, dello stesso impegno. Okay. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che, per esempio, oggi una musica che nasce dalla musica tradizionale andalusa, cioè il flamenco, no, è una musica internazionale e si pratica flamenco, si suona e si danza flamenco in tutto il mondo. Va bene. La musica greca, quella cretese e quella continentale, si suona in tutto il mondo. Ci sono tantissimi suonatori di musica greca non greci in tutti i 5 continenti e si pratica ovunque. La musica irlandese è ancora di più. Sono musicisti, certo, di musica irlandese, australiani, piuttosto che statunitensi, sudamericani. Volendo dire una blasfemia, quindi forse l'unico che ce l'ha fatta in Italia è Gigi D'Alessio. Vabbè. È musica neomelodica napoletana, quindi diciamo... Sì, che però è molto lontana dalla musica, sì, di tradizione napoletana. O okay, fare più l'esempio di De André con Cruza de Mar. Ah, ok. Un esempio di primo approdo world, sì, diciamo, sì, così, no? Quello determinato dall'incontro di De André con Mauro Pagani. Quello è, ovviamente ha determinato il fatto che per la prima volta si affacciasse una ribalta di tipo commerciale, un suono che di tipo tradizionale, no? Ovviamente in quel caso internazionale, perché era una world music internazionale, per l'uso, sì, di strumenti che non erano squisitamente sardi o liguri, ma erano strumenti che riecheggiavano, penso al buzuki di Mauro Pagani, per intenderci, cioè, riecheggiavano, no, delle ambientazioni etniche o etnofolk che venivano anche da altre suggestioni culturali, diciamo. Perché la base era il Mediterraneo per, esatto, quell'album, perché Genova è un porto, quindi... Esatto. L'approdo, per esempio, la musica di una Vantaluna è molto simile. Abbiamo degli strumenti tradizionali siciliani, ma siamo dotati anche di un'altra... di una dotazione di strumenti, di suoni che vengono, ci provengono dal Mediterraneo, va bene? Non per costruire una musica pan-mediterranea, ma per costruire una musica che restituisca delle suggestioni, appunto, di tipo letterario, per intenderci, cioè di tipo mediato, va bene? Quindi non, per essere molto chiari, non, sapete cos'è il marranzano, no? In sardo viene chiamato satrunfa, in italiano lo scaccia pensieri. Quando si sente la satrunfa o lo scaccia pensieri, si immagina subito, ecco, la Sicilia, va bene. Magari da noi il suono nella nostra musica, il suono del marranzano non è referenziale, quindi non riecheggiamo il marranzano come viene suonato tradizionalmente, ma usiamo quel suono per creare delle suggestioni di tipo letterario. Ecco, un po' per chiarire cosa vuol dire passare a un discorso di musica, no? Cioè, per darvi un'immagine, anche perché purtroppo non possiamo sentire la musica, che secondo me parlerebbe da sola, no? Certo. Però, ecco, è come avere un albero che ha delle radici molto ben piantate, di cuna, diciamo noi, quindi radici molto ben piantate, sia il fittone che tutte le altre, quindi molto ben aggrappate alla terra, e nonostante questo, poi, o forse proprio per questo, si permette di far crescere i propri rami in 1000 direzioni diverse, ma perché ha le radici salde, no? Altrimenti arriva lo scirocco, la tramontana, il maestrale, e ci spazza via. Certo. Questo è un po' l'esempio, secondo me. No, assolutamente. E prima avevi parlato del fatto che una Vantaluna è diventata anche un'associazione culturale. Sì, lo è sempre stata, un'associazione, okay, culturale, che, sì, che soprattutto gli esordi, è un'associazione culturale per la difesa, la promozione della cultura siciliana, della cultura tradizionale siciliana, in tanti suoi aspetti, va bene,
E all'inizio soprattutto abbiamo fatto molta ricerca sul campo, eccetera. Oggi fondamentalmente l'associazione si giustifica soprattutto perché nel frattempo il progetto musicale è cresciuto notevolmente, certo. Quindi l'associazione si sovrappone quasi al progetto musicale, ma questo non vuol dire che non facciamo anche altre cose. Per esempio, uno di noi, appunto Pietro Cernuto, il fiatista di cui vi parlavo, quasi ogni anno organizza dei raduni in Sicilia, proprio nella zona peloritana. I peloritani sono i monti a cui Messina dalle spalle, okay. E che sono, diciamo così, proprio il luogo tipico, peculiare della diffusione della zampogna. Lui organizza dei raduni ogni anno che contano centinaia di presenze. Questo per dirvi anche qual è il livello di radicazione sia del repertorio che dello strumento dalle nostre parti. E vabbè, questa forse è una domanda, non voglio dire provocatoria, però insomma, diciamo che almeno con la Sardegna, da quello che ho sentito in generale, che ci sono molti giovani che abbandonano la regione perché non ci sono attività che sostengano o attività creative. Da questo punto di vista invece la Sicilia, parlando sempre ecco da isolani, come si trova? Prima avevi fatto un esempio molto interessante sulla differenza tra Sardegna e Sicilia fuori onda, lo vuoi anche ripetere così tipo... No vabbè, quella lì è semplicemente un mio punto di vista. Sì, no? No, poi certo. A proposito appunto di... cioè, una suggestione tipo anche questo è tipo letterario, cioè certo. Io penso così, penso al siciliano come un isolano che dà le spalle all'isola e guarda verso il mare. Viceversa, penso al sardo come un isolano che dà le spalle al mare e guarda dentro di sé, dentro la propria cultura. Questo lo dico con grande invidia, va bene? Perché per esempio se parliamo della cultura musicale tradizionale, i sardi, come si dice a Roma, ci danno una pista. Cioè hanno una cura e una attenzione alla tutela del proprio patrimonio musicale, sia organologico, cioè degli strumenti, che repertori, eccetera, che noi non abbiamo. E allora è anche un peccato che ora ci sia questo abbandono, ecco. Se non a macchie di leopardo. Certo. Diciamo. Il discorso invece dell'emigrazione, cosa vuoi? Allora, i sardi hanno il grande vantaggio di essere poco più di un milione, se non sbaglio, su un'isola che è grande quasi. Certo. I siciliani che vivono l'isola sono quasi 5.000. No, ho capito. C'è un problema di densità, no? Inevitabilmente. Le ragioni dell'emigrazione sono tante, no? Alcune esplorate già da almeno un secolo. Un'altra ragione in video sulla Sardegna. Di quelli che ha esplorato le ragioni dell'immigrazione meglio di altri. Ma nel tempo sono mutate e continuano a mutare, no? Con l'evolversi delle nostre società contemporanee le ragioni dell'emigrazione cambiano continuamente, non cambia in luce, no, quella che è la motivazione prima, va bene? Perché io posso dire sì, io parto perché ho bisogno di nuovi orizzonti, ma di base, cioè, la partenza è sempre legata alla ricerca di sostentamento, va bene? Perché è questo che muove la gente, che muove i popoli. Quindi sia la Sicilia e per certi versi anche la Sardegna continuano a essere terre di nuova emigrazione, però insomma è diversa rispetto al passato. Penso che oggi siamo un po' più consapevoli di ciò che lasciamo. Bene, e quindi quando andiamo lontano ci portiamo dietro anche un bagaglio che non è più soltanto fatto di una valigia di cartone, come metaforica, no? Ma che è fatto anche di un senso di dignità che abbiamo conquistato nel tempo, con sacrificio, diciamo. E è arrivato un commento dalla chat Soporifero. Esatto, eccolo qua. Quale aspetto della tua carriera artistica ti ha dato maggiore soddisfazione e perché, ci chiedono? Due cose fondamentali. Il primo motivo di soddisfazione è il fatto di poter suonare dal vivo. Questo, cioè,
suonare dal vivo e quindi avere un rapporto diretto con chi ascolta la tua musica è impagabile per tanti aspetti. Questi sono dei motivi per cui vi invito a venire numerosi, così ho un beneficio. Tra l'altro, facendo, un beneficio diretto, diciamo. Tra l'altro, facendo anche un piccolo spottone agli studenti che ascolteranno o che sono in ascolto adesso, c'è uno sconto al Teatro Nuovo per tutti gli studenti che fanno parte appunto di UNIP, così per come gli studenti, anche per i docenti e per tutti coloro che lavorano per l'UNIP. Esattamente, c'è uno sconto di 5 euro sul biglietto, quindi insomma è un'occasione imperdibile secondo me, ecco. No, scusa l'interruzione adesso. No, il secondo motivo, caro mio soporifero, ma non ti addormentare adesso. No. Il secondo motivo è invece legato al fatto che quasi tutto ciò che io faccio, non proprio tutto, ma quasi tutto ciò che io faccio, lo faccio con il gruppo Una Vantaluna. Qual è il motivo di soddisfazione? Che non è così comune trovare quattro persone che per 20 anni perseguono insieme un miraggio artistico, un obiettivo artistico. E, per darti un'idea, no, ora io non so quanti anni hai, che tipo di esperienze di vita, eccetera, ma diciamo che un rapporto di natura artistica fra quattro persone che dura per 20 anni esponenzialmente con un matrimonio di 80, ecco, per essere chiari. Quindi cioè, immagina quanti litigi, quante baruffe, quante minacce di separazione e di divorzio ci possono essere state e quante ragioni invece spiattellate quotidianamente a pranzo e cena, questa è una metafora, no, per resistere e continuare a portare avanti questa famiglia, fra virgolette. Va bene? Quindi questo è un motivo di grande soddisfazione, forse maggiore rispetto a prima. Capito? Cosa? No, vai, fai una domanda. No, okay. Io in realtà ho visto che avete fatto anche concerti all'estero. Sì. Ho visto anche in Australia, addirittura in Australia. Intanto abbiamo fatto una tournée australiana recentemente, nel 2019, una tournée che abbiamo pomposamente intitolato Sostieni la deriva. Era un po', cioè, faceva suonare con questo discorso alla deriva dei continenti, ma in realtà è stata una tournée, ma è stata anche un motivo di una ricerca, nel senso che siamo andati fondamentalmente con quest'idea, che non è un'idea nuova, perché è un'idea che è stata espressa tantissimi musicisti, anche italiani, negli anni, e cioè che così come avviene per i territori, che tutto ciò che sta ai confini, no, al limes di un territorio, diventa maggiormente conservativo di danze, di costumi, di rituali, eccetera, eccetera, abbiamo immaginato che chi avesse lasciato la Sicilia nel corso degli ultimi 100 anni e si fosse stabilito nel continente nuovissimo, l'Australia avesse conservato e avesse poi tramandato alle generazioni successive degli aspetti molto, molto conservativi della cultura siciliana. È una ricerca che è rimasta aperta. Certo. No? Abbiamo numerosissime ore di registrazione di interviste che abbiamo fatto sul campo, eccetera, anche perché in questo viaggio in Australia ci siamo accompagnati con il patrocinio dell'Istituto Italiano di Cultura di Sydney e con un sostegno, direi quasi logistico, delle associazioni di siciliani. Ho visto che c'erano proprio le associazioni di siciliani nell'Australia. Sì. Allora, innanzitutto, lì la mappatura delle associazioni regionali è molto particolare, perché ci sono associazioni siciliane molto tradizionaliste, diciamo così, no? Con cui era anche difficile entrare in rapporto, diciamo così, diciamo che erano portatrici. Come mai, scusa? Cioè, perché portatrici di una cultura, diciamo, non immediatamente, non all'insegna dell'inclusione. Ho capito, mettiamola così. E altri invece, portate alcune associazioni, soprattutto quelle delle grandi città, parlo di Sydney, di Melbourne, Canberra, eccetera, che invece erano portate avanti da giovanissimi, anche di
se non di prima, di prima generazione, di seconda generazione, quindi di recente immigrazione, e che invece avevano un'idea dell'associazionismo regionale molto, molto diversa da quello che si vuole. Quindi una collaborazione molto più aperta, molto più limpida alla luce del sole, senza... E con loro abbiamo organizzato un bellissimo e grandissimo concerto che io ho nel cuore, che è stato all'Italian Forum Cultural Center di Sydney. È stata una cosa stratosferica, perché questo teatro strapieno di gente di tante generazioni diverse che insieme hanno ballato con noi per 3 ore, è stata una cosa straordinaria, bellissima. Il pubblico estero come reagisce al siciliano? Allora, all'estero in genere c'è un'attenzione, come dicevamo prima, totalmente diversa rispetto ai suoni del mondo, rispetto alla world music. Quindi quando si va in Germania, in Svizzera, in Francia, in Nord Africa, cioè, è capitato di stare anche in Asia, abbiamo fatto alcuni concerti anche a Taiwan, in Cina, nella Cina nazionale, e al Teatro Nazionale di Taipei, dove abbiamo avuto un riscontro straordinario. Allora, il discorso è questo, molto spesso noi pensiamo alla musica world come una musica che va comunque interpretata, ma noi sappiamo bene che la maggior parte della musica che ascoltiamo, per esempio le radio, eccetera, è musica, oppure Spotify, eccetera, è musica in inglese e in spagnolo, e diciamo il livello di scolarizzazione rispetto alle lingue straniere degli italiani è bassissimo. Quindi, voglio dire, evidentemente la maggior parte di coloro che ascolta, non capisce un tubo. Si guarda più la melodia. Esatto, noi giochiamo molto sulla musicalità della lingua siciliana, della lingua che usiamo, quindi all'estero questa cosa è molto apprezzata, veramente a loro dà un senso di esotismo particolare. Però sono anche paesi, parlo della Germania, della Svizzera, della Francia, dove per esempio è normale che della musica prodotta in Africa sia in cima alle classifiche, voglio dire. Quindi evidentemente c'è un'attenzione diversa rispetto ai suoni del mondo, non c'è dubbio. Quindi all'estero siamo molto ben accolti, e in Italia abbastanza bene, diciamo così. Ho capito. Però diciamo questa disparità, ecco, prima si stava accennando forse che è dovuta a un problema economico, non so, da parte della tutela, da parte dello Stato. Quello senz'altro, quello è alla base. È una cosa fondamentale. Cioè, noi in Italia abbiamo un organismo che è il Fondo Unico per lo Spettacolo, determinato dal Ministero della Cultura, no? Che finanzia massima parte i teatri stabili, soprattutto quelli dei teatri dell'opera, perché per carità l'opera in Italia è un patrimonio importantissimo, sì. Va bene. Ma l'Italia ha anche altri patrimoni che invece non vengono tutelati, non diciamo, vengono tutelati, okay, minimamente, mentre altri paesi lo fa. Non voglio ripetermi, però insomma effettivamente non capisco perché chi faccia world music deve andare a trovare, diciamo, delle piccole forme di finanziamento quando esce qualcosa sulle bande, per esempio, o sulle rievocazioni storiche. Io non faccio rievocazione storica. Comunque, insomma, la situazione purtroppo è ben nota a tutti, ma è nota a chiunque faccia teatro, musica o arte in Italia, insomma. No, assolutamente. Siamo un po' bistrattati. Poi quello che è successo durante la pandemia è sotto gli occhi di tutti. Ecco. E la scorsa puntata, tra l'altro, è venuta sempre in collaborazione col Teatro Nuovo Alice Bachi, che è un'attrice appunto di teatro, che ci ha parlato anche un pochino della situazione attuale per quanto riguarda l'afflusso di gente, ecco, di per sé nel teatro. E è stata anche un po' l'occasione per parlare di una sorta di crisi generale del mondo dello spettacolo per quanto riguarda anche lo strappare i biglietti al cinema, al teatro. Invece il mondo della musica, e nello specifico, ecco, per come la state vivendo voi, anche voi state sentendo questa sorta di crisi, ecco, dal punto di vista dei biglietti strappati, una crisi, diciamo, dell'arte, mettiamola così, oppure siamo su due pianeti differenti? Ma no, non siamo su pianeti differenti. È chiaro che ci sono delle differenze, nel senso, certo, che chi fa musica
lavora soltanto al 50% in eventi con sbigliettamento, ma lavora anche molto su eventi che vengono invece erogati dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti pubblici, eccetera, per, in maniera liberale. Allora, cosa vuol dire? Che il mio concerto viene acquistato, no, da un assessorato, piuttosto che da un consulente esterno nominato da amministrazione di un comune, per esempio, per fare uno spettacolo in piazza. Questo crea ovviamente una differenza, bene, perché chiaramente non, cioè la misura del prodotto artistico non è commisurato a quanti biglietti staccati. Chiaramente i biglietti staccati è un fatto anche imponderabile, no? Ho parlato della pandemia, ed è chiaro, certo. Non va bene. Ma ci sono tanti altri motivi. Allora, il fatto che moltissima gente preferisca stare a casa con Netflix. Sì, sì. Questo non è che toglie merito, no, a chi tenta comunque di continuare a fare teatro, fare musica. Poi forse magari la musica è meno valido il prodotto artistico se la gente preferisce Netflix. Certo. No, i motivi per cui la gente preferisce stare a casa sul proprio divano sono tanti altri. Adesso indotto. Anche questo è interessante, cioè in che senso indotti? Cioè... Che forse si preferisce la gente sul divano? Forse è vero, forse sì. Sì, forse magari ecco, la musica live c'ha dalla sua il fatto che essendo live, comunque anche l'artista che la produce regala un'esperienza anche differente rispetto a quella che puoi ascoltare ad esempio su Spotify, invece che ne so, un film visto su Netflix rispetto al cinema, anche se comunque la modalità di fruizione è diversa, e secondo me la modalità al cinema è anche più potente, rimane sempre il film fatto così com'è, cioè il prodotto non cambia, invece in live c'è una differente modalità anche di accogliere il prodotto, di essere più vicino all'artista che... Vicino all'artista, ma anche proprio le onde sonore, certo, sono ovviamente diverse. Chiaramente. L'onda sonora acustica è un'esperienza fisica differente. E attaccandomi a questo, allora ti chiederei cosa ci possiamo aspettare dallo spettacolo di domani, sera alle 9, e se potete, ci vuoi... Vi potete aspettare di sentire sonorità non usuali, probabilmente per molti di voi, e vi potete aspettare di il giorno dopo andare a prenotare immediatamente un viaggio per la Sicilia, vi potete aspettare... anche di scoprire degli anfratti nascosti anche di voi stessi, perché poi, come diciamo spesso noi, diciamo, gli aspetti interculturali spesso sono aspetti... Caspita, no, vabbè, sì, anche noi due penso che saremo là a sto punto. No, se è possibile io ci vorrei andare. Eh beh, certo, no, assolutamente. Quindi... Anche perché ho dato un ascolto e non abbiamo neanche detto, hanno fatto 3 album... Abbiamo detto all'inizio che hanno fatto 3 album, ho dato un ascolto almeno a tutti e 3. E, ripeto, mi piaciuti abbastanza anche sì, come... Abbiamo fatto 4 album, ti do il 4. Ma forse non c'è su Spotify il 4? È possibile. Okay. Vabbè, controllo dopo sì. Quello. Però sì, mentre stavo montando anche io i video della radio c'erano le vostre canzoni in sottofondo e lui che stava impazzendo a casa, quindi comunque... Ah, veramente molto belle. Tanto Soporifero sì. Si dispiace per non essere a Pisa. Vabbè, pazienza. Delusi da te, Soporifero, mi spiace. Soporifero, dici dove sei e ti raggiungeremo. Assolutamente. Concerto direttamente a casa di Soporifero. Niente, tu hai qualcos'altro da chiedere? Oddio, l'avevo la domanda, mi è passata di mente. Improvviso un attimo, provo a ricordarmela. Improvvisiamo un attimo. Allora, se ci vuoi parlare nel caso, oltre che appunto di quello che ci possiamo aspettare domani sera, anche dell'album in questione, perché ho visto che sarà Siculo. Sì, l'ultimo album che abbiamo fatto si intitola Siculo, programmatico, sì. No? Vabbè. Come mai? Certo, certamente. Non vi spiego perché. Allora, era da tanti anni che non facevamo un disco. Abbiamo fatto un disco doppio nel 2013. Sì. E poi ci siamo dati a tante collaborazioni, a tanti progetti diversi, ma non avevamo mai fermato
quello che avevamo fatto, finché nell'immediato indomani della pandemia ci siamo ritrovati nella modalità usuale di una vantaluna, cioè dandoci gli appuntamenti di 2-3 giorni in cui a precipitare proprio con un vissuto quotidiano di vita insieme, quello che ciascuno di noi aveva messo nei propri cassetti. Abbiamo tirato fuori del materiale, lo abbiamo arrangiato, è venuto fuori un disco che rispetto al passato è ancora più spinto nella direzione di un linguaggio più universale. Beh, se okay, vuoi, okay, meno tradizionale per tanti aspetti. Dal punto di vista invece dell'essenza, dei significati, di ciò che vogliamo veicolare, forse è ancora più abbarbicato a quelle radici, va bene? Quindi ancora più identitario nello stesso tempo con un linguaggio musicale molto più aperto. Sentirete echi di rock, di progressive, di jazz. Mamma mia, insomma, ma non ho capito, quindi è già uscito oppure deve ancora uscire? È uscito nel maggio del 2023 per Baracca e Burattini, che è una casa discografica storica del panorama indipendente italiano. Negli anni 90 era nota per essere la casa discografica del rock indipendente, hanno avuto pezzi grossi alla stregua di CSI, wow, eccetera eccetera. Poi negli anni hanno lasciato il discorso di fare dei dischi, se non che la Sony, per recuperare proprio questo catalogo di enorme importanza di questi gruppi molto importanti del panorama indipendente italiano, ha acquistato il catalogo e ha garantito la distribuzione online per tutto ciò che di nuovo venisse prodotto. Quindi oggi, per esempio, il nostro disco è distribuito online da Sony The Orchard su 280 piattaforme in tutto il mondo. Quindi wow, siamo molto contenti da questo punto di vista. È curioso sapere anche un po' l'ispirazione, cioè una parte di ispirazione viene naturalmente dalla tradizione siciliana, certo, mentre l'altra parte di ispirazione cioè quali sono gli artisti che magari vi hanno ispirano? Sì, artisti che spesso che a volte non sono soltanto musicisti, no? Anche sempre restando al mondo culturale, all'universo culturale siciliano, no? Ci possono essere anche ispirazioni che provengono per esempio dalla letteratura. Da questo punto di vista questo disco è più figlio di uno sciascia, di un consolo, piuttosto che di un pirandello. Da questo punto di vista. Musicalmente è chiaro che la tradizione ci ispira, però ci ispirano anche le nostre esperienze. Il fatto di aver pubblicato anche altri generi musicali, di essere cresciuti con il rock come tanti di noi, soprattutto della mia generazione, eccetera. Alcuni di noi non sono estranei alla musica classica, alcuni di noi non sono estranei, per esempio, alla musica greca, e questa influenza mediterranea si sente molto, sia negli strumenti, ma anche in alcune soluzioni di arrangiamento. Ecco, quindi io penso che la nostra musica possa essere accattivante anche per chi è abituato magari al 4/4 della musica che va in maggior voga adesso, ecco, diciamo così. Perché è una musica atemporale. Ecco. Wow, molto bello. E allora io in realtà avrei finito con le domande, non so te se ne hai altre. Se andare in chiusura si fa... Sì, io andrei in chiusura, allora... Avrei volentieri chiuso con una ricetta siciliana, però... Aspetta, tu non hai idea della coincidenza. Questa è una coincidenza pazzesca in realtà, perché allora noi da poco abbiamo trovato una domanda ricorrente, sì, da fare ad ogni ospite che passa appunto per il nostro podcast. E allora, è una domanda che ha un spotto del macabro, mettiamola così, però nel senso il suo scopo è altro. Ti volevamo chiedere dunque, qual è l'ultimo piatto che mangeresti? Cioè diciamo se... Prima di morire. Esattamente. Esatto. E quindi va, se ne approfitta, si prepara e si prepara. E gli morì con un falafel in mano. Facciamo le corna.
l'ultima cosa che mangerei o l'ultima cosa che cucinerei, perché sono due entrambe le cose sono interessanti, sono entrambe, non coincidono, perché sono due aspetti della gastronomia che mi affascinano entrambi. Mi piace mangiare, e forse l'ultima cosa che mangerei probabilmente sono delle braciole di pesce spada. Le braciole di pesce spada sono degli involtini. Certo. Involtini fatti con una parte particolare del pesce. Scusate, io mi scuso innanzitutto i vegetariani e i vegani. No, vabbè, non c'è problema. Lo sono io, però. Cioè, nel senso, ho mio nonno che è pescatore, quindi ecco, non è, c'è nessun problema. In particolare che vi riferirò adesso. Fate una cosa, ecco, tappatevi un attimo le orecchie. Tolgo le cuffie allora. Sì, comunque, le braccioli di pesce spada, praticamente viene sfilettata la surra, che è la parte della pancia dell'animale. E con quei filetti vengono fatti degli involtini conditi in maniera tradizionale con pangrattato, prezzemolo, scorzetta di limone, eccetera, eccetera. Qualcuno, i più audaci, mettono la filetta dei pinoli, ecco. Poi vengono sono involtini molto piccoli e poi, quindi rimangono tipo come stuzzichini, come fossero dei bocconcini, come fossero dei bocconcini, e vengono per lo più arrostiti e poi conditi con quello che noi chiamiamo sammuriglio, va bene, okay. Che è praticamente una salamoia fredda fatta con acqua, olio, sale, origano, pepe, eccetera, e aglio, va bene, e quindi vengono conditi con questa salamoia, un piatto semplicissimo ma che conserva tutto il sapore dello stretto di Messina. Questo è ciò che io mangerei. Ok, morire voglio questo. Certo. Se per caso dovesse capitare a qualcuno di voi di assistermi in camera caritati, se sapete sapete quello che dovete fare. Invece cosa cucinerei? Una caponata di melanzane. E cercherei di renderla in maniera world, cioè la farei nella maniera più tradizionale possibile, secondo le ricette che ho ereditato dai miei familiari, perché poi sapete che ogni famiglia ha la sua ricetta, sul quaderno giallito, poi spesso e volentieri si brucia perché poi magari cade sul fornello, allora c'è qualcuno che la rifà. Sbagliando cambia la ricetta, tutte queste cose che conosciamo. C'era mia nonna ad esempio che tagliava tipo il polpettone ai lati senza un apparente motivo, lei diceva no si fa così, e poi tipo è venuto fuori perché avevano tipo all'epoca la teglia piccola, in poche parole, quindi tagliavano i lati perché era piccola, però poi questa roba si è ereditata anche senza un uso vero e proprio, ad esempio. Certo, è una roba evidentemente curiosa. Era un rituale che esatto, era necessario mantenere per la pace familiare. può essere, sì. Okay. Soporifero intanto ha fatto anche un'altra domanda. Fuori tempo però, Soporifero. La saltiamo. Una rispostina veloce. Dai, cosa dice? Quanto è fondamentale studiare e tenersi aggiornati nel tuo ambito? Però diciamo che questa è la sintesi un po' della diretta. Sì. È fondamentale studiare, tenersi aggiornati, sì, è importante dal punto di vista tecnico e tecnologico, l'abbiamo detto, ma studiare non vuol dire soltanto aggiornamento, studiare vuol dire anche fare ricerca, studiare materialmente lo strumento, insomma, e dedicarsi, dare tempo, il tempo necessario all'evoluzione della propria passione, questo è importante. Ma è importante per qualsiasi cosa facciate, io lo dico lo dico con la presunzione di stare sulla cattedra, quindi cioè davvero dedichiamo tempo alle nostre passioni, perché più tempo dedichiamo alle nostre passioni e più le differenze sono garantite, e più una società si basa sulla garanzia delle differenze, più è una società di uomini e donne libere. Verissimo. Poi basta, si va di l'ultima domanda, ecco, ricorrente, che non è proprio una domanda. Vai Fabrizio, allora, ti spieghiamo come, cioè, il perché di questa domanda. Noi adesso ti andremo a chiedere un personaggio che ti ha ispirato, un personaggio importante per te, che magari è stato un personaggio importante della tua infanzia, che può essere reale, immaginario, qualsiasi cosa, il protagonista di un cartone animato, qualsiasi cosa, ecco, sì. Perché
Non so se ci hai fatto. Recentemente gli archivi di Lomax sono stati aperti, quindi possono essere consultati grazie all'opera di sua figlia, che è Anna Lomax, una grandissima, altrettanto grande etnomusicologa. Io penso che andare, ma la cosa che mi affascina di più di lui è che fondamentalmente è uno che per trovare le ragioni della propria passione ha varcato l'oceano, è andato lontano. Va bene. Certo. E in qualche modo, secondo me, è venuto in Italia a restituire ciò che invece la venuta dell'esercito americano, che tanti versi è stato salvifico, insomma, che invece ci aveva tolto rispetto appunto alla possibilità di potesse avere la nostra cultura. Quindi è venuto a restituirci ciò che per altri versi la storia ci aveva negato. Ecco. Wow, okay, ho capito, bellissimo. Lo aggiungeremo anche. Sì, assolutamente. L'ho trovato. Allora, niente, io vi invito ad andare domani sera al Teatro Nuovo alle 9 per rimanere catturati, ecco, dalle musicalità e di conseguenza essere ispirati per andare in Sicilia e provare le braciole di pesce spada. Bravissimo. Soprattutto se non potete venire ad ascoltare anche su Spotify le loro canzoni, si chiama, ripetiamo, Una Vantaluna su Spotify. C'è anche il nuovo album da poco, quindi... ascoltate, e poi giusta. Basta. Allora, se non avete impegni, questa sera potete cominciare a fare una ricognizione a Piazza della Stazione numero 16. Okay. Piazza della Stazione numero 16 c'è il Teatro Nuovo. Andarci questa sera vi permette di andare a vedere se ci sono ancora biglietti per lo spettacolo. Certo. Prenderli in forma scontata grazie a questa edizione del Teatro A con l'Unip. E se poi vi volete fermare, questa sera c'è uno spettacolo bellissimo del Teatro della Comunità. Che cos'è il Teatro della Comunità? È un'idea totalmente diversa di teatro, al Teatro Nuovo, in cui Marco Di Stefano, che è il regista di questo spettacolo, ha messo insieme la partecipazione volontaria di decine di persone di tutta la città di Pisa, persone diremmo di ogni ordine e grado, va bene, frequentatori della Piazza della Stazione, frequentatori delle vie di Pisa, eccetera, che hanno messo insieme le loro competenze, la loro voglia di stare insieme in questo spettacolo che è forse pasoliniano per certi versi, Tommaso, per tornare a una tua interesse di poco. Quindi, insomma, venite al Teatro Nuovo, perché a quanto ho capito al Teatro Nuovo ci sono sempre delle cose veramente interessanti e realmente, realmente alternative, sì, rispetto a quello che viene diffuso abitualmente negli altri canali. Uno dei pochi forse che sperimenta realmente col teatro come mezzo, ecco, di rappresentazione artistica. Però vabbè, si aprirebbe, ecco, un altro discorso, quindi forse... Sì, anche perché è passata l'ora, quindi... si può andare in chiusura. Sì, sì. Grazie
grazie Soporifero, esatto, grazie di essere che no, sto vedendo, stavo ancora commentando, però sì, perché purtroppo si è perso chi è Alan Lomax, però te lo potrai recuperare riguardando la diretta che sarà ricaricata su YouTube e subito dopo comparirà appunto sul nostro canale Twitch, quindi bene, bene, bene. Soporifero. Grazie a Tommaso, grazie a Federico, grazie a Radio Eco e grazie a tutti che sono stati grazie a te assolutamente per averci fatto compagnia per questa bellissima puntata, io penso che possa essere una e delle noi... belle in generale, senza dubbio. E noi, ripeto, forse ci vedremo questa domenica, se no oppure domani sera appunto al Teatro Nuovo per vedere lo spettacolo. Mi frigo più con la tua per tuo io. Ci potranno trovare anche lì, quindi insomma okay, se volete venire a provare anche noi venite al Teatro Nuovo domani sera, perché di fatto sarà è un happening questo concerto, sì. È una specie di rituale laico. Beh, bene. Bellissimo, cioè, ci ritroviamo lì e vediamo che cosa succede. Interessante, dai. Ok, allora niente, io vi ringrazio tutti e buona serata ragazzi, ciao.